Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Siamo qui di nuovo in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è giovedì 17 ottobre 2019, una puntata in cui parleremo di un ospite che ci viene a trovare per la prima volta, ma siamo ben contenti di trovare una realtà, insomma, da tantissimi anni a Milano, ma insomma lascio parlare il nostro ospite. Stiamo parlando dell'avvocato Francesco Tresca Carducci. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi, Un grazie. avvocato di strada, potrei dire, no? Proprio Sì. di avvocato di strada. Grazie mille di essere con noi. Grazie a voi. Avvocato di strada, insomma, una realtà che esiste da tanti anni anche a Milano. Avvocato, raccontiamo un po' che cosa fa avvocato di strada e come nasce. Allora, Avvocato di Strada è un'associazione che presta assistenza legale gratuita alle persone senza dimora e vittime della tratta. È una onlus che nasce a Bologna intorno all'anno 2000, si sviluppa in varie città d'Italia e oggi è presente in 54 città italiane. A Milano abbiamo tre sportelli, ad esempio, e è formata da avvocati che riescono a ritagliare del tempo per dedicarlo a titolo totalmente gratuito ai problemi legali delle persone senza dimora e alle persone vittime della tratta. Nasce su iniziativa dell'avvocato del gius lavorista Antonio Mumolo, come dicevo a Bologna. Diciamo, a Milano da che anno? A Milano intorno al 2004 è stato aperto il primo sportello. 54 città italiane, ma non 54 sportelli, per esempio anche Milano ha più di uno sportello, Esatto, giusto? Milano ad esempio ha tre sportelli e diciamo, le città più grandi hanno talvolta più sportelli. A chi si rivolge, avvocato di strada? Chi sono i vostri clienti, in tutti gli effetti, proprio appunto, anche se comunque pro bono, dicevamo, è anzi molto interessante come anche operate, ma a chi vi rivolgete Noi ci principalmente? rivolgiamo fondamentalmente per utilizzare un termine diretto ai clochard, quindi alle persone che stanno per strada. Quindi sentiamo quali sono i loro problemi di natura legale, e quindi li riceviamo presso i nostri sportelli e offriamo loro una prima consulenza. E posso dire che quello che è un valore aggiunto di avvocato di strada è il fatto che oltre alla consulenza l'attività va oltre, perché nei casi in cui è opportuno espletare attività giudiziale, quindi avviare una causa o un ricorso, noi patrociniamo la persona senza dimora, quindi ci facciamo rilasciare procura e quindi portiamo avanti anche in sede giudiziale quelli che sono diciamo dei percorsi giudiziali o giuridici in generale che vale la pena intraprendere, insomma, per la tutela dei diritti di queste Che persone. mi è interessante, appunto, queste persone hanno il vostro operato completamente in maniera completamente gratuita Sì. fino alla fine, però, diciamo, appunto, non, diciamo, prima, Assolutamente. secondo gli ho chiesto, ma fino a che grado arrivate, no? E ho detto, fino alla Cassazione, giusto, Eh dicendo. certo, insomma, quello che è da fare si fa. Infatti noi diciamo siamo lo studio legale più grande d'Italia e quello che fattura meno, ecco. Quindi trattiamo il senza dimora e insomma le persone che vengono presso i nostri sportelli come se fossero dei clienti normali, paganti, insomma, anche se ovviamente non sono paganti, perché come dicevo a titolo totalmente gratuito. Chi siete invece voi? Chi sono gli avvocati di strada? Allora, noi diciamo in squadra siamo avvocati, quindi avvocati che hanno già sostenuto l'esame, quindi che hanno, diciamo, che possono patrocinare praticanti e anche studenti di giurisprudenza. Siamo quindi normalmente le persone che prendono in carico gli utenti e quindi magari anche nelle fasi giudiziarie sono avvocati normalissimi che hanno magari il proprio studio o sono collaboratori presso studi più grandi, quindi svolgono la loro vita e riescono, come dicevo prima, a ritagliare del tempo per dedicarlo a questa attività. Quindi all'attività di sportello, quindi all'attività di consulenza ed eventualmente di patrocinio ed anche alle attività complementari che magari si svolgono nel fine settimana, quindi fiere, iniziative con anche altri enti del terzo settore.
E in questo danno una gran mano, se vogliamo, i più giovani, che noi chiamiamo volontari di accoglienza, quindi magari studenti di giurisprudenza, non solo, anche, o anche semplicemente persone anziane che possono essere, che decidono di dedicare un po' del loro tempo alla nostra associazione, che appunto danno una gran mano anche in queste attività complementari, chiamiamole, che possono essere quello di imbastire un gazebo o di dare una mano anche alle altre associazioni quando occorre. Dove possiamo trovare appunto gli sportelli a Milano? E se noi invece, appunto, parlare di persone anche non necessariamente avvocati, cosa possiamo fare noi per potervi aiutare? Per aiutarci basta scrivere un'email a milano@avvocatodistrada.it e indicare diciamo che cosa si vorrebbe fare e come si vorrebbe contribuire in qualsiasi modo, ecco. Prego. Non siete soli nell'operato, però so che insomma l'ho fatto insieme anche ad altre realtà molto interessanti. Chi sono queste realtà appunto con cui collaborate? E so che avete poi a breve un evento insieme. Ah, certo. Beh, noi collaboriamo con gli altri enti del terzo settore, quindi le altre associazioni, le ONLUS, le fondazioni che comunque hanno a cuore i problemi della marginalità sociale, quindi come dicevi correttamente prima, questa settimana partecipiamo assieme ad altre numerose associazioni alla Notte dei Senza Dimora, che si terrà appunto sabato 19 ottobre in piazza Sant'Ustorgio qua a Milano, dal pomeriggio fino alla sera, e anche i più temerari potranno cimentarsi nel dormire fuori, all'aperto, per provare, esatto. Insomma, sì. Siete anche un osservatorio interessante sulla città, perché insomma, veramente incrociate una realtà che, insomma, chiamare gli invisibili, hanno usato tantissimi questo termine, però effettivamente spesso e volentieri finiscono in una zona d'ombra che nessuno guarda, invece voi anzi andate proprio a dare luce su quella zona d'ombra. Qual è lo scenario che che abbiamo in questo momento a Milano? Qual è lo scenario di Milano che potremmo vivere ogni sera, ad esempio? Ma a Milano noi siamo su una linea verticale in pratica, perché abbiamo i nostri tre sportelli sono in luoghi differenti. Diciamo, parto dal più antico, che è quello presso Arca, Fondazione Arca, che ci ospita in via San Giovanni alla Paglia, in zona Repubblica. E lì riceviamo persone che provengono dalla stazione o dai luoghi limitrofi, e poi abbiamo lo sportello di San Fedele in piazza San Fedele presso i Padri Gesuiti, centro San Fedele, che è proprio un centro, e poi siamo alla Casa dell'Accoglienza Enzo Iannacci, che è una realtà secondo me meravigliosa del comune di In Viale Otres 69 del comune di Milano, e lì prestiamo assistenza legale gratuita agli ospiti di quella che è una casa dell'accoglienza, dove le persone poi dormono la sera. Penso che abbia circa 700 posti in emergenza freddo, quindi ecco, per rispondere alla tua domanda, abbiamo utenza di strada e persone ai margini di tutti i tipi. Passiamo da crediti di lavoro che magari non sono stati pagati, e quindi facciamo la lettera al datore di lavoro che magari pensava di farla franca perché pensava di interfacciarsi con una persona senza dimora, che quindi non sarebbe mai andata dall'avvocato, non sarebbe mai riuscito invece, magari, a permettersi di andare dall'avvocato se non tramite il gratuito patrocinio. Abbiamo immigrazione, ovviamente, quindi abbiamo persone straniere, migranti, di cui analizziamo la situazione, quei quali magari che spesso hanno diritto ad avere, a restare nel territorio italiano, e quindi li aiutiamo a tutelare questo loro diritto come previsto dalla legge. Abbiamo anche separazioni, insomma, trattiamo tutto quello che è che potrebbe essere l'ordinaria attività di uno studio legale ordinario, solo che lo facciamo gratis. Molto variegato, appunto, la vostra clientela. Sì. È un po' di anni ormai, appunto, diciamo, l'hai vista cambiare questa clientela? Ah, sì, assolutamente. Che tipo di popolazione, diciamo, da Milano?
Ecco, questa è una domanda molto interessante, perché in effetti il tipo di pratiche che gestiamo cambia a seconda del momento storico. Ricordo che ad esempio nel 2013, quando sono entrato io a far parte di Avvocato di Strada, avevamo delle situazioni particolari, perché talvolta avevamo anche degli ex amministratori di società finiti in disgrazia e che quindi vivevano per strada, che magari banalmente dovevano vedere di chiudere la partita IVA o cose diciamo particolari dovute a quel momento storico successivo alla crisi del 2011. Abbiamo circa 2 o 3 anni fa abbiamo avuto gestito una crisi diciamo di immigrazione, perché ci sono stati molti arrivi in Italia e quindi abbiamo visto l'aumento di queste pratiche. Quindi ecco, a seconda del momento storico dobbiamo anche rinnovare la squadra. Noi siamo circa 35 qua a Milano e quindi cerchiamo sempre nuove persone, nuovi colleghi, o talvolta anche insomma ci rimbocchiamo le maniche e studiamo quelle che sono le materie che occorrono e ci cimentiamo. Ecco, ecco, se qualche avvocato ci sta ascoltando adesso, come potrebbe fare per aggiungersi alla vostra squadra? Allora, è semplicissimo, basta scrivere a Milano, all'indirizzo email milano@avvocatodistrada.it. Bisogna avere qualche caratteristica particolare oppure, non so, qual è anzi la caratteristica che bisogna avere per diventare un avvocato di strada, secondo te, Francesco? Secondo me bisogna essere elastici, sicuramente. Ecco, questo forse in tutte le cose bisogna essere... capire che si hanno di fronte le persone che possono non rispondere come risponderebbe un cliente in un'elegante sala riunioni di uno studio, quindi bisogna capire che sono persone in difficoltà, delle quali bisogna capire l'aspetto umano, delle quali bisogna capire insomma che talvolta siamo le prime persone che sono disponibili ad ascoltare i loro problemi legali in maniera compiuta e ad eventualmente intervenire. Quindi la caratteristica è l'elasticità e un po' di coraggio anche. Sì. A tutto punto hai detto, magari gente che per la prima volta viene finalmente ascoltata dall'avvocato, gli viene dato credito anche a persone che magari aspettano volentieri, vengono magari si trovano porte in faccia non solo agli studi di avvocati ma da tutta la società. A volte invece mi dicevi, invece magari appunto mi trovo un ex imprenditore che anzi magari aveva anche dimestichezza con gli avvocati, insomma si dà quando c'è un'azienda. Ah beh sì sì, magari sì. Ahimè deve avere a che fare. Com'è potersi rapportare anche con persone così differenti? Ma come dicevo, l'elasticità serve a quello, ecco, capire che persona sia davanti, qual è stato il suo percorso. E talvolta sì, ci troviamo anche davanti a persone che mai avrebbero potuto immaginare di finire per strada e questo devo dire psicologicamente provoca qualcosa in noi, perché anche ci fa capire che sono problemi che potrebbero diciamo colpire tutti, ecco. Si spera di no, però insomma. Per conoscervi meglio, sabato appunto ricordiamo abbiamo un modo di ricordarlo bene, come cosa succede sabato e come funziona, Francesco? Funziona che in Piazza Sant'Eustorgio saranno presenti numerosissime associazioni, fra cui Arca che ospita uno dei nostri sportelli, Fratelli di San Francesco, la Croce Rossa, è un evento che ha il patrocinio del Comune di Milano. Quindi sarà un modo, ecco, per di solito molte persone senza dimora vengono a questo evento che è diventato un punto di riferimento, anzi molti li rincontro ogni anno, li rincontriamo ogni anno ed è interessante perché si possono fare domande a degli operatori appunto che vivono che trattano le marginalità della società e venire in contatto con una questione, con un problema che comunque, anche se non si conosce bene, è davanti ai portoni di tutte le nostre case. Ah, tu Francesco sei un avvocato bravissimo, immagino, sono sulla fiducia, però sicuramente
Però che cosa ti ha dato in più essere un avvocato di strada? Allora, essere avvocato di strada, credo che la cosa più importante che mi abbia dato è ricordarmi, come accennavo prima, che cioè, i problemi che hanno le persone che stanno per strada potrebbero un domani diventare anche i miei problemi, quindi non dare nulla per scontato, e questo mi motiva di più a lavorare bene, a cercare di pensare sempre al prossimo, perché un domani potrei essere io al suo posto. E questo dal punto di vista umano. Dal punto di vista professionale è molto utile, perché mi consente di vedere, di trattare materie che magari non tratto tutti i giorni nella mia attività ordinaria di avvocato, e quindi anche di spaziare e di arricchire la mia conoscenza professionale. L'hai ripetuto più di una volta hai detto: quelle persone non sono persone diverse da noi, potremmo finire anche noi un giorno ad avere bisogno appunto di un avvocato di strada, perché siamo finiti in strada anche noi. È davvero così semplice, tra virgolette? Cioè, il rischio c'è davvero così? Nel senso che uno pensa che sia una cosa che a me non succederà mai. Adesso io non voglio fare il mercato, no, non voglio fare l'uccello malaugurio. Non voglio fare l'angelo della, della disgrazia. Della disgrazia. Però io penso che sia facile, sì. Penso che sia facile, penso cosa che manca? Basti un imprevisto di una certa entità e magari uno si ritrova al verde. Come cosa manca per evitare questa facilità? Cosa manca per evitare questa facilità? C'è qualcosa che andrebbe fatto che invece, ahimè, non c'è ancora, non so. Che risposte vi siete dati, ma è in questi anni appunto che avete incrociato queste tante storie? Ma io credo che non posso dire che in una città come Milano manchi il supporto o l'informazione, perché comunque stiamo parlando di una città che ha veramente conta centinaia e centinaia di associazioni del terzo settore, quindi come è la città, diciamo, economicamente più importante, credo anche che sia al contempo una delle città in assoluto più generose, ecco, del nostro paese. Quindi non sentirei di dire che cosa forse manca alla nostra società per evitare di, perché comunque gli imprevisti sono imprevisti. Dici, anzi, ecco, per fortuna c'è invece esatto. Una rete che, diciamo, l'imprevisto è imprevedibile, appunto, ma quella rete che c'è sotto invece entra e interviene nel momento del bisogno. Dici, quella rete è forte, ad esempio a Milano. Io penso che sia una rete forte, poi si può migliorare tutto e lo faremo e lo facciamo, ecco. Però devo dire che frequentando anche noi abbiamo una delle nostre iniziative con la Ronda della Carità e della Solidarietà, che hanno un camper, una delle tante associazioni che ha un camper che va in giro per la città a cercare chi ha bisogno. Noi abbiamo anche degli avvocati nostri su questo camper e riusciamo, ecco, possiamo veramente verificare che c'è una grande solidarietà, questo sì. Ricordaci allora le coordinate per metterci in contatto con un avvocato di strada, che magari appunto conoscete qualcuno che ne può aver bisogno, oppure siete voi degli avvocati e volete dare una mano, oppure non siete avvocati ma vi piacerebbe comunque dare una mano, c'è la modalità. Come, certo, si fa per contattarvi? Basta scrivere all'indirizzo email milano@avvocatodistrada.it. Se volete conoscere invece di persona, sabato sera, giusto? Sabato sera, da che giorno? Sabato, da che ora? Pomeriggio, credo dalle 3. Sì, del ok. Balanzo, ecco, sì. Piazza Santo Storgio, come si chiama l'evento? La notte senza dimora. Notte senza dimora, e se avete l'ardore, l'ardire, potete anche trovare e stare vicino agli avvocati di strada e sapere, scoprire meglio quello che vuol dire anche poi stare tutta la notte sulle strade, che insomma per noi può essere una cosa di una notte sola, ma invece giustamente, come dici prima te, Francesco, c'è tanta gente che me tutte le notti passa sì, la sua vita. Quindi. Quasi tutte, diciamo. Francesco, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio tantissimo per essere grazie stato qui voi. Con noi, grazie mille davvero ad Avvocato di Strada, che continueremo a seguire, aggiornateci su tutte le iniziative che fate, siamo ben contenti di dare voce qui a Milano News, va bene? Certo, grazie a voi. Grazie buona mille giornata. Tantissimo all'Avvocato Francesco Tresca Carducci di Avvocato di Strada, buona giornata.
Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani, sempre qui in diretta su Milano News alle 12.30. Grazie mille, arrivederci, a presto.